Buonasera a tutti, benvenuti, in particolare alle persone nuove, perché la cosa bella che si crea è il collegamento tra le nostre anime ed è questo che permette allo Spirito Divino di parlarci, perché è nell'unione dei cuori che noi possiamo meglio percepire la vibrazione dell'amore divino. Ora, per sintonizzarci con l'energia spirituale più elevata, come sempre, cantiamo alcuni io. Come già sapete, you è un canto di amore a Dio, è il suono della nostra anima, è il suono del nostro respiro. Nella Bibbia è scritto che Dio soffiò l'anima nel corpo. Questo soffio che ci attraversa è la presenza dello Spirito Divino dentro di noi. Cantando questo mantra, noi entriamo vibrazionalmente in contatto con lo Spirito Divino che pervade tutto l'universo, tutto ciò che esiste. Facciamo alcuni respiri profondi. Mettiamo l'attenzione nel terzo occhio, cerchiamo di sentire l'amore nel cuore, pensando a qualcuno che amiamo intensamente, perché lo you è anche la manifestazione dell'amore divino per l'anima. Quindi, sintonizzandoci con la vibrazione dell'amore, entriamo in risonanza con il tutto. Facciamo alcuni respiri profondi, poi inalando ed espirando cantiamo you. Possano le benedizioni essere barakabashat. L'argomento di questa sera è bellissimo. Io nel prepararlo ho provato una grandissima, grandissima gioia. Sentivo proprio un'espansione a livello del cuore fortissimo. Allora, il titolo è Rumi e il vuoto, l'inizio di tutte le possibilità. Cosa vuol dire questo titolo? Perché il vuoto è l'inizio di tutte le possibilità? E che cos'è il vuoto? La prima poesia che è scritta nel mio libro è: là fuori, al di là delle idee di falso e giusto, c'è un vasto campo. Come vorrei incontrarvi là? Quando colui che cerca raggiunge quel campo, si stende e si rilassa. Là non esiste credere o non credere. Ecco, Rumi ci invita ad andare con la coscienza in questo vasto campo che è oltre il piano fisico, ma che è anche oltre i piani degli universi inferiori. Come vi ho detto tante volte, noi siamo anima creata da Dio per amore. Quest'anima è, diciamo, incarnata in un corpo fisico che appartiene alla dimensione dell'universo fisico. Ma oltre all'universo fisico vi sono tanti altri universi, sia interiori che esteriori, cioè ci sono tante altre dimensioni vibrazionali. La nostra personalità è costituita dal corpo fisico, dal corpo emotivo, l'astrale,
dal corpo causale, dal corpo mentale e dal corpo eterico. Questi sono i corpi che costituiscono la nostra personalità e sono anche i corpi dei mondi inferiori, dove esiste il tempo e lo spazio. Oltre questi 5 universi vi è una grande divisione e oltre questa grande divisione iniziano gli universi spirituali superiori, dove esiste solo il bene senza alcun male. E sono quegli universi che vanno dal piano dell'anima via via fino a quello che Dante ha definito Empireo, che è la 10ª dimensione, e Platone l'ha definito Iperuranio. Poi vi sono ancora altre dimensioni, ma diciamo che questi 5 universi spirituali, oltre la grande divisione, sono quelli che noi anime possiamo visitare facendo degli opportuni esercizi spirituali. Ecco, Rumi, tutto il lavoro di Rumi, tutta la poesia di Rumi è stata creata, è stata scritta da lui per invitare tutti noi ad andare in questi universi spirituali dei livelli superiori, in quello che noi potremmo definire vuoto. Il vuoto contiene l'energia divina allo stato più puro. E quindi andando noi con la coscienza in questi livelli superiori, entriamo in contatto con l'energia divina, ma anche con la nostra vera essenza, il nostro sé, la nostra anima. Quando Rumi scrive, là fuori, al di là delle idee di falso e giusto, c'è un vasto campo. Come vorrei incontrarvi là? Quando colui che cerca raggiunge quel campo, si stende e si rilassa. Là non esiste credere o non credere. Quando noi, con la consapevolezza, superiamo la grande divisione ed entriamo negli universi spirituali superiori, ci troviamo al di là del tempo e dello spazio, in un grande vuoto. Ma in questo vuoto noi ci rilassiamo perché non abbiamo più i problemi che sono legati alla mente e che sono legati alla dualità, alle idee di falso e giusto. I mondi inferiori, come vi ho detto tante volte, sono caratterizzati dalla dualità. E noi anime abbiamo bisogno del corpo fisico e di questi corpi inferiori perché attraverso le esperienze che facciamo all'interno di questi corpi noi riconosciamo ciò che è la nostra vera natura, ciò che è il nostro bene supremo, ciò che è la nostra essenza. Ma la nostra essenza di anima appartiene al vuoto. Appartiene ai mondi spirituali superiori. Rumi dice, i maestri sufi sono coloro il cui spirito esiste prima del mondo. Prima di questo corpo hanno vissuto molte vite. Prima che i semi fossero gettati nel terreno, hanno raccolto spighe. Prima che ci fosse l'oceano, raccoglievano perle. Pensano senza la mente. L'intuizione immediata è per loro il più semplice atto della coscienza, ciò che per altri è un'epifania. Molti dei nostri pensieri sono nel passato o nel futuro, essi sono liberi da entrambi. Tutta l'opera di Rumi è un invito ad entrare consapevolmente in contatto con il vuoto. Il vuoto contiene l'energia che ha creato tutti i mondi inferiori. Contiene un eterno presente nel quale noi anime siamo, diciamo, immersi
La nostra stessa anima è parte di quella realtà, di quel vuoto. Rumi scrive: molti dei nostri pensieri sono nel passato o nel futuro, mentre i sufi sono liberi da entrambi, perché si vivono nell'eterno presente. Quando due di loro si incontrano, non sono più a lungo due, sono uno e 600.000. Ciò a cui più somigliano sono le onde dell'oceano, quando il vento dall'unità crea i numeri. Lo stesso accade al sole quando si divide i raggi. Il disco del sole esiste, ma se guardi sole e raggi potresti dubitarne. La combinazione umano-divino è una unità. La pluralità è l'apparente separazione dei raggi. Allora, noi, esseri umani, in quanto anime, siamo una unità, siamo un'essenza divina, siamo uno con Lui, uno con Dio, uno con il vuoto. Ma nello stesso tempo siamo incarnati in un corpo fisico, in un corpo emotivo, in un corpo causale, in un corpo mentale, in un corpo eterico. Come gocce di un oceano partecipiamo della natura divina e non c'è nessuna differenza tra noi e l'essenza dell'oceano, così come non c'è differenza tra i raggi del sole e il disco del sole. Noi, dalla nostra posizione umana, vediamo solo le differenze, solo le separazioni, ma in realtà a livello della nostra essenza siamo uno. Tutta la nostra vita, tutte le esperienze che facciamo durante la vita ci servono per prendere coscienza di questa separazione che c'è tra questi mondi, e tutta la nostra vita è mossa dal desiderio di superare questa separazione, di tornare ad un senso di unità. Desideriamo recuperare il collegamento con l'invisibile a livello cosciente. Ascolta questo Nei che si lamenta, esso narra la storia della separazione, scrive Rumi. Da quando mi han tagliato dal canneto, il mio lamento fa gemere l'uomo e la donna. Cerco un cuore straziato dalla separazione per versarvi il dolore del desiderio. Colui che è lontano dalla propria fonte aspira all'istante in cui le sarà di nuovo unito. Noi, esseri umani, proviamo fin dalla nascita un forte senso di un desiderio di unione, un desiderio di tornare alla fonte, di superare la separazione che c'è tra i mondi materiali inferiori e i mondi spirituali. Il canto dello Yu è un mezzo straordinario per entrare in contatto con l'energia presente in questo vuoto. Perché si chiama vuoto? Lo chiamiamo vuoto perché è il vuoto della mente, è il vuoto dei pensieri, è il vuoto, è la resa, l'abbandono, il lasciare andare tutti i condizionamenti legati alla nostra esistenza terrena, per aprirci al silenzio, per poter ascoltare la voce del silenzio. E il canto dello Yu è uno strumento straordinario, perché è una vibrazione elevatissima che conduce l'anima ai livelli più alti dei mondi spirituali, a livello dell'empireo. Infatti Rumi scrive, a proposito dello Yu: che farò, o musulmani? Non vi riconosco più. Non sono né cristiano né ebreo, né magio né musulmano. Non sono dell'est né dell'ovest. Non sono della terra né del mare. Non provengo dalla miniera della natura né dalle stelle orbitanti. Non sono della terra o dell'acqua, del vento o del fuoco. Non sono dell'empireo né della polvere su questo tappeto. Non sono del profondo né dell'oltre, non sono dell'India o della Cina, di Bulgaria o di Saxina.
Non sono del regno dell'Iraq né della terra del Khorasan. Non sono di questo mondo, né dell'altro, non del cielo né del purgatorio. Il mio luogo è il senza luogo. La mia traccia è la non traccia. Non è il corpo, non è l'anima, perché appartengo all'anima del mio amore. Ho riposto la dualità e visto i due mondi come uno. Uno io cerco, uno io conosco, uno io vedo, uno io chiamo. Egli è il primo, egli è l'ultimo, egli è l'esterno, egli è l'interno. Non conosco che io, nient'altro che lui. Lo io è il collegamento con il vuoto. È la vibrazione sonora che ha creato tutto ciò che esiste. È un antico nome di Dio, ma è anche proprio il verbo. In principio era il verbo era presso Dio. È la vibrazione sonora che ha creato tutto ciò che esiste. Noi attraverso lo You entriamo in relazione con l'energia divina presente nel vuoto, negli universi spirituali superiori. Nella fisica quantica, quando si parla di vuoto, laddove non c'è la materia, c'è però l'energia. Ci sono però le particelle subatomiche, c'è l'energia. Quindi questo apparente vuoto in realtà contiene quell'energia che poi qui sulla Terra, nei piani fisici, crea tutte le forme. Il rapporto che c'è tra l'invisibile e il visibile è tra la causa e l'effetto. Noi siamo la manifestazione di qualcosa che proviene dai mondi spirituali superiori. Il sole dall'alto sparge la vita, a ogni istante si spegne e si accende. O sole della realtà suprema, spargi la vita spirituale, porta la stagione novella a questo vecchio mondo. L'anima e lo spirito vengono dall'invisibile nell'esistenza umana come acqua viva. Provengo da quella vita che è vita alle vite. Vengo da quella città che è il paese dell'infinito. La via per arrivarci è via senza fine. Parti dunque senza motivo e ragione, perché là sono motivo e ragione. Se cominci ad andare, ti si aprirà la via. Se ti fai nulla, sarai trasformato in essere puro. Se ti fai basso e abietto, nel senso di umile, non entrerai più nel cosmo e allora fuori di te sarai mostrato a te stesso. Cioè, noi proveniamo da quella vita che è vita alle vite, proveniamo dalla città di Dio, dall'infinito. Se noi cominciamo ad andare per tornare lì, succede che lungo la strada veniamo purificati e se noi diventiamo umili, cioè lasciamo andare il nostro orgoglio, ci arrendiamo. Qua dice l'umi, dice basso e abietto nel senso di umile, nel senso di non credere troppo al nostro ego, alla nostra mente, alle nostre conoscenze. Ma se noi le lasciamo andare, acquietiamo la mente, facciamo il silenzio, in questo stato di calma, di ascolto profondo, cominciamo a percepire la vibrazione della realtà divina che ci parla senza parole, attraverso l'intuizione. Se cominci ad andare, ti si aprirà innanzi la via. Se ti fai nulla, sarai trasformato in essere puro. Poi dice ancora, il mio occhio viene da un altro universo, un mondo da questo lato, uno dall'altro. Io siedo sulla soglia. Sulla soglia stanno coloro il cui linguaggio è il silenzio. E ancora, ogni forma che vedi qui sulla terra ha il suo tipo supremo nell'oltrespazio. Se la forma scompare, non temere, la sua radice è eterna. Noi, attraverso gli esercizi spirituali,
possiamo tutti i giorni entrare in contatto con le dimensioni spirituali superiori che, dal punto di vista della coscienza di veglia, dal punto di vista della nostra personalità, del nostro ego, sono il vuoto, cioè sono il silenzio, sono pura vibrazione che porta l'intuizione. Noi dobbiamo allenarci tutti i giorni all'ascolto. Ecco a cosa serve il canto dello Yu, ecco a cosa serve la meditazione. Prima di ogni altra attività, prima di ogni altra incombenza, occorre creare il collegamento cosciente con l'energia presente nel vuoto, il vuoto della mente, il vuoto dell'ego, il silenzio che noi riusciamo a creare acquietando tutti i nostri corpi, calmando tutti i nostri stati emotivi. Rumi ci invita a questo. Dobbiamo, attraverso gli esercizi spirituali, entrare in contatto con i modi di Dio. Questi modi di Dio si trovano nel vuoto, nel silenzio della mente. Ecco allora che noi impariamo a sviluppare l'ascolto profondo. Questo porta all'accettazione, porta alla comprensione dei modi di Dio e all'accettazione dei modi di Dio, che sono molto, molto diversi dai modi della nostra personalità cosciente. Abbiamo bisogno di comprendere la voce del silenzio che ci parla nel cuore. Questo ci porta gradualmente a cambiare. Inizia un processo di purificazione. Veniamo trasformati dall'energia del vuoto. Veniamo trasformati dall'energia del silenzio. Perché è una voce che ci parla, anche se non sentiamo le parole, ma a livello di vibrazione ci innalza ad uno stato di coscienza superiore, dal quale possiamo guardare la nostra vita con una consapevolezza più ampia e quindi diventiamo capaci di dirigerla meglio e di realizzare meglio una vita di pienezza e felicità. L'ascolto del silenzio, il contatto con il vuoto, la fiducia nell'amore di Dio che questo vuoto esprime e manifesta, produce in noi un cambiamento molto sottile, ma nel tempo diventa molto evidente. Cambia addirittura il nostro viso, cambiano i muscoli della nostra faccia, cambia la posizione del nostro corpo, il modo di camminare, il modo di fare, cambia tutto, perché entra questa energia spirituale dentro di noi che ci trasforma. Tutta la poesia di Rumi è un invito ad accogliere questa trasformazione quotidiana che nasce dall'incontro con l'energia spirituale che proviene dal vuoto. Occorre imparare ad essere flessibili. Occorre imparare la resa, l'umiltà, l'ascolto. Dobbiamo imparare ad adeguarci a quello che ci viene suggerito interiormente. Per fare questo occorre che noi ci distacchiamo dai nostri stessi pensieri, dal nostro stesso modo con cui pensiamo che le cose debbano andare. Ma dovremmo imparare a dire a Dio: sia fatta la tua volontà, perché la sua volontà è il nostro bene più profondo, perché noi siamo parte di Dio stesso.
Quindi abbandonarsi alla sua volontà vuol dire realizzare la nostra felicità più grande. Occorre, attraverso gli esercizi spirituali, imparare la disciplina delle emozioni. Tutti i saggi dicono che dobbiamo imparare a non essere né pro né contro, ma a diventare l'osservatore distaccato, ad assumere l'atteggiamento dello spettatore. Quando cerchi Dio, Dio sta cercando insieme a te, dice Rumi. Guarda, senza guardare né a destra né a sinistra, guarda soltanto. Cioè, l'atto stesso dell'osservare ci fa riconoscere la nostra natura divina. Insomma, la possibilità di distaccarci dalle cose che ci stanno accadendo e di fare un passo indietro e ascoltare qual è, diciamo, l'esperienza, dove ci vuole portare quell'esperienza. Nel Tao si parla del Wu Wei, no? Lasciar scorrere, lasciare che sia, aprirci all'ascolto del senso profondo delle cose. Tutto quello che ci accade ha un significato preciso per noi. Tutto quello che ci accade in un certo senso è perfetto, ci sta portando un dono. È lì per aiutarci ad espandere la nostra coscienza, per aiutarci nel processo di autoriconoscimento come anima. Quindi, piano piano, man mano che ci risvegliamo, man mano che comprendiamo meglio queste cose, diventiamo sempre più capaci di fare il surf con la vita. Noi stiamo navigando in un mare di esperienze, ma invece di lasciarci sprofondare nel mare e travolgere dagli eventi, cerchiamo di fare il surf tra le onde della vita, di stare a galla, insieme al maestro, insieme alla guida interiore, insieme alla luce di Dio nel nostro cuore, che ci dà la mano e ci aiuta a fare il surf in mezzo a tutte le esperienze della vita, ma stando sopra le onde, non dentro il mare, non travolti dalle onde, ma sopra. E questo poter, diciamo, navigare sulle onde ci permette di riconoscere il senso profondo del nostro esserci. Piano piano riconosciamo lo scopo della nostra incarnazione. Sentiamo che possiamo avere voce in capitolo per scegliere, dirigere la nostra vita. Questo lo possiamo fare se ci apriamo al vuoto, se diventiamo consapevoli che questo vuoto è la nostra vera realtà. Questo vuoto è la nostra anima, è la nostra essenza, è l'energia divina di luce e suono che ci attraversa. E questa luce e suono che ci attraversa, che è la nostra anima, è anche Dio, è anche l'amore di Dio. L'amore in fondo è l'unica realtà, a livello quantico, a livello dell'invisibile. L'amore è l'unica realtà. E noi siamo questo. Lo scopo della nostra vita è creare un'armonia tra noi e lo spirito, cioè far sì che tutta la nostra parte anche materica, no? Si allinei con la vibrazione dello spirito. In questo modo c'è uno scambio continuo, inizia un processo di purificazione, di trasformazione, di riequilibrio. Il nostro stesso corpo se ne avvantaggia. Diventiamo più giovani, più armonici, più liberi, più belli, perché entra questa energia e ci purifica da tutte le incrostazioni, da tutto ciò che ci imprigiona. Ecco, la libertà è aderire profondamente a questa energia spirituale che ci attraversa, e questa energia è il vuoto. Ecco allora il silenzio della mente,
la calma del piano emotivo, la respirazione che ci aiuta a rilassare il corpo fisico. Nei tempi moderni che stiamo vivendo, noi siamo abituati a vivere costantemente eccitati, costantemente pressati dalla fretta, dal senso del dovere, dalle cose che vogliamo fare. Ma in realtà, per poterle fare meglio, dobbiamo tutti i giorni fare delle pratiche che ci permettono un rilassamento profondo, un lasciarci andare nelle braccia di Dio, un lasciarci portare dalla grazia e dall'amore divino. Occorre che sviluppiamo una completa fiducia nel fatto che Dio ci ama e che ha creato l'anima per amore. Questo riconoscere l'amore di Dio nel nostro cuore ci permette di rilassarci, come fa un bambino, un neonato, tra le braccia della madre, quando sente la sua voce, quando ascolta il suo calore. La via di ritorno a casa da Dio è il contrario della volontà egoica, del voler far accadere, del controllo, della imposizione. Invece la via è, come i sufi ci insegnano, è la via della danza, dell'abbandono, del lasciare andare le difese, della resilienza. E questo è possibile farlo soltanto con delle pratiche meditative. E io, e Rumi, non io, i maestri Vairagi, infatti il mio maestro Sherlock Clamp, ma anche insomma Rumi, Shamsi Tabriz e tutti i maestri Vairagi, ci consigliano il canto dello Yu. Perché quando noi cantiamo non possiamo pensare, possiamo solo percepire, solo sentire. Il cantare ci porta vicino alla dimensione dell'essere, a fare il silenzio della mente e quindi ad entrare nel vuoto. E in quel vuoto noi percepiamo la vibrazione dell'amore divino e quindi da quell'energia riceviamo delle intuizioni, delle idee che sono collegate al massimo bene, al vero, al buono, al bello. E queste immagini, queste idee che noi percepiamo trasformeranno tutto il nostro essere e ci permetteranno di creare qui sul piano fisico delle situazioni che sono più in armonia con la nostra vera essenza. La nostra vera essenza, essendo parte di Dio, è nel suo profondo il vero, il bene, il buono, il bello. Questo noi siamo, nella nostra vera, profonda realtà. Avere fiducia nella bontà della nostra essenza ci permette di rilassarci. Non solo questa essenza, essendo divina, è buona, ma contiene anche tutta la verità, tutto il sapere. Quindi ci possiamo rilassare. Possiamo dire a noi stessi che se ci mettiamo in ascolto, tutte le domande che abbiamo avranno una risposta. E questa risposta viene dal silenzio, viene dal vuoto della mente. Vi ricordate quell'esercizio dei monaci buddisti che dicevano di sedersi in riva al fiume, no? E di immaginare i propri pensieri che scorrono davanti e immaginare che si diradano, no? Sempre di più. E tra un pensiero e un altro uno cerca di andare con la coscienza tra il pensiero e l'altro pensiero, in quello spazio vuoto. Ed è lì che noi percepiamo il contatto con l'essere divino. Il vuoto
contiene tutte le potenzialità, perché è oltre il bene e il male, è oltre gli opposti, nasce forse dalla sintesi degli opposti. Nel vuoto noi entriamo in contatto con il potere cosmico, il potere che ha creato tutto ciò che esiste. Questo potere è un'energia che si trova nel vuoto. Pensate che la stessa materia fisica, no? Cioè tutto l'universo che c'è, quello che noi vediamo, è solo una piccolissima parte rispetto a tutto quello che è. Perché sembra che l'energia, la materia e l'energia oscura occupino il 96% di tutta la creazione. Quindi quello che noi vediamo, l'universo visibile, è una piccolissima parte rispetto a tutto quello che è invisibile, non lo vediamo. Andatevi a dare un'occhiata a quello che c'è scritto anche insomma, nei libri di fisica quantica sulla materia oscura e sull'energia oscura, che non si vede. È bellissima questa cosa, è bellissima. Tutto quello che sappiamo è che non sappiamo niente, ma possiamo abbandonarci con fiducia all'ascolto del vuoto, perché in questa condizione della coscienza noi entriamo in contatto con il potere divino che abita il vuoto, che abita l'invisibile e che abita anche dentro di noi. Rumi dice, chi guarda con i nostri occhi, chi parla con la nostra voce, cos'è l'anima? E poi ancora scrive, la tua intelligenza è sempre con te, attenta al tuo corpo, anche se non sei consapevole del suo lavoro. Se fai qualcosa contro la tua salute, ti avverte. Insieme potete calcolare quanto dista il sole, meravigliosamente intima, non si trova né di fronte né dietro, né a destra né a sinistra. Ora, amico mio, prova a descrivere quanto sia vicino il creatore della tua intelligenza. Prova a descrivere quanto sia vicino il creatore della tua intelligenza. La presenza divina nel nostro cuore si manifesta come intelligenza. Noi possiamo parlare con questa intelligenza che è presente dentro di noi e da questa ricevere delle risposte. Quello che dobbiamo imparare a fare è avere fiducia in quello che percepiamo. È un'esperienza individuale. Nessuno ci può dire cos'è. Dobbiamo solo provarlo. Fare l'esperienza che ci risponde. Fare l'esperienza che noi abbiamo la capacità di intuire ciò che è bene per noi in questo momento della nostra vita. Perché questa intelligenza ci abita. Questa intelligenza è Dio in noi. Entrare in contatto con Dio in noi è aprirci al vuoto. Quindi il silenzio della mente. Abbiamo seguito troppo a lungo solo prudenti programmi, d'ora in poi saremo matti. Dobbiamo dimenticare quello che ci è stato insegnato. Azzerare tutto e tornare come bambini, ascoltare ciò che percepiamo nel cuore. Ecco che la via è individuale ed è data dalla relazione che ognuno di noi riesce a stabilire con questo vuoto dentro di noi, che è intelligenza divina, amore divino, luce e suono. Pura energia e coscienza, è luce e suono. Vi ricordate le parole di Dante quando si trova in paradiso? E vidi lume in forma di riviera, fluvido di fulgore, intra due rive dipinte di mirabil primavera. Di tal fiumana uscivano faville vive e da ogni parte si mettevano nei fiori, quasi rubin che oro circoscrive. Ecco, questo mondo di luce che vede Dante nell'Empireo
è l'oceano di amore e misericordia che si trova nella decima dimensione, da cui noi anime proveniamo, e lì cerchiamo di tornare. Ma questo luogo è già dentro di noi e noi lo possiamo percepire tutti i giorni quando ci mettiamo con calma a fare un esercizio spirituale che ci permette di calmare la mente, di acquietare l'emotivo e di disidentificarci dalle condizioni del corpo fisico e della vita terrena. In quella condizione noi entriamo in contatto con questa realtà vibrazionale che è fatta di intelligenza e di amore e ci permette di vedere meglio le condizioni della nostra vita e quindi impariamo a diventare artefici, perché grazie a quello che percepiamo possiamo formulare dei pensieri migliori. E come pensi, così accade, e quindi a creare delle condizioni migliori per la nostra vita. Dobbiamo imparare il processo creativo. Abbiamo detto anche l'altra volta che Dio ha creato gli universi, ma noi anime creiamo il nostro mondo, i nostri mondi, attraverso l'immaginazione creativa. Ma questo pensiero creativo deve abbeverarsi delle idee più alte possibili, più belle, più buone possibili. E allora potrà creare il meglio per la nostra vita. Dobbiamo aspettarci l'amore più grande, la felicità più grande, la gioia più profonda. E in questo modo la creiamo. Riusciamo ad investire nel nostro futuro, a creare condizioni migliori per noi stessi. Rumi da qualche parte scrive: via il lamento, smettiamo di lamentarci, di giudicare, di condannare, di flagellarci, mea culpa, mea passi, tutte queste cose, via tutto. Siamo in ascolto della melodia divina, siamo in ascolto dell'amore divino. Immaginiamo per la nostra vita il meglio del meglio, il più grande amore possibile, la più grande felicità possibile. Dobbiamo investire nel nostro futuro, immaginando un futuro pieno di gioia, di felicità, di pienezza, a tutti i livelli della vita, in tutti i livelli della vita. Possiamo farlo. Siamo noi i creatori dei nostri mondi, ma per creare una condizione di felicità, di amore, di libertà, abbiamo bisogno di connetterci con l'energia divina che si trova nel vuoto, nel silenzio, nella resa, nell'abbandono di tutte le nostre elucubrazioni mentali. Dobbiamo dimenticare tutto quello che ci è stato insegnato, almeno per il momento in cui facciamo l'esercizio spirituale, al mattino o alla sera. Dobbiamo ritagliarci del tempo per nutrire questa realtà invisibile che è la nostra vera essenza, è il nostro sé, la nostra anima, Dio in noi. Ecco, dobbiamo imparare ad amarci, a rispettarci, a dare spazio a questa energia che ci abita e quindi imparare il silenzio della mente e l'acquietamento delle emozioni e il rilassamento del corpo fisico. Ecco perché è importante anche, non so, dedicare, fare attenzione al cibo con cui nutriamo il corpo, perché anch'esso è energia e quindi produce degli effetti, e se il nostro corpo non sta bene non possiamo essere rilassati. Dobbiamo fare attenzione a come nutriamo il corpo, ma anche a come nutriamo le nostre emozioni e i nostri pensieri. Evitare tutto ciò che ci intossica, tutto ciò che ci avvelena.
Purtroppo siamo circondati da tante cose che tentano di avvelenarci. Tutti i mass media sono pieni solo di notizie terrificanti. Ma non ne abbiamo bisogno, anzi ci fanno molto male. Quindi certo ci informiamo, siamo aggiornati, cerchiamo di capire quello che succede, ma per un brevissimo momento della giornata e non starci a pensare tutto il tempo. Pensate quello che è stato la pandemia, con tutta la paura che hanno inculcato nella testa della gente, no? Quante persone si sono lasciate prendere da questi pensieri negativi e sono state poi diventate causa del loro stesso star male. Quando accade tutto questo, noi ci dobbiamo proprio distaccare, distogliere e invece nutrire con l'energia più alta dell'essenza divina presente dentro di noi e nel vuoto che è dentro di noi, nel momento in cui noi riusciamo a lasciare andare la mente concreta, a quietare le emozioni e rilassare il corpo fisico. Ecco che allora ci abbandoniamo nelle braccia di Dio, nell'amore divino. Rumi scrive: hai udito dell'oceano della non esistenza? Cerca di dare continuamente te stesso a quell'oceano. Quanti mondi si trovano nello spirito e quanto è vasto l'oceano dello spirito. In quel dolce oceano le nostre forme si muovono rapidamente come coppe sulla superficie dell'acqua. Lo spirito è nascosto, il mondo fenomenico è visibile, le nostre forme sono onde di quell'oceano. Il mondo invisibile ha altre nuvole e altra acqua che le nostre, possiede un altro cielo e un altro sole. Ciò è percepito soltanto dagli eletti, il resto degli uomini dubita di una nuova creazione. E Dante, quando si è trovato nel paradiso, scrive: la gloria di colui che tutto muove per l'universo penetra e risplende in una parte più o meno altrove. Nel cielo, che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire né sa né può chi di lassù discende. E poi ancora dice: la novità del suono, sempre Dante, la novità del suono e il grande lume di lor cagione m'accesero un disio mai non sentito di cotanto acume. Quindi la novità del suono, è il suono Hue, e il grande lume, la grande luce, mi hanno acceso il desiderio di conoscere la ragione, il motivo per cui ci sono queste cose, no? Così forte che era mai non sentito di cotanto acume, che non aveva mai sentito questo, un desiderio così forte. E Rumi scrive: ad ogni respiro il suono dell'amore ci attorna. Siamo diretti alle profondità dello spazio senza distrarci. Siamo già stati nei cieli e là conosciamo gli angeli. Torniamo là, maestro, perché quella è la nostra terra. Una terra che è al di là della dualità. Oltre la dualità, la nostra dimora è la maestà. Quella pura sostanza è differente da questo mondo di polvere. Che luogo è mai questo? Un tempo scendemmo. Presto ritorneremo. Una nuova felicità ci soccorre se ci impegniamo nell'offerta della nostra vita. Insomma, se noi offriamo la nostra vita al divino, ci apriamo come canali. Chiediamo allo Spirito Divino di essere canali della sua energia. Questa energia spirituale entra dentro di noi. Ci purifica, ci libera, ci trasforma, ci dà la felicità e ci permette di formulare pensieri più elevati e da questi pensieri più elevati noi riusciamo a creare una realtà oggettiva per la nostra vita più elevata, che ci procura felicità, benessere, gioia, pienezza, che ci permette di realizzare le cose che amiamo, che ci permette di diventare collaboratori di Dio, perché il nostro fine
dice Rumi, e dicono tutti i maestri veraci, è quello di diventare collaboratori di Dio, co-worker with God, cioè creare insieme a Lui, collaborare insieme a Dio. Ma per fare questo ci dobbiamo connettere, collegare. E collegare con che cosa? Con il vuoto, con il silenzio, con l'energia sottile che pervade tutta la creazione, ma che noi possiamo percepire se mettiamo a tacere tutti gli aspetti della personalità, almeno per una parte della giornata. Ma poi questa energia rimane dentro di noi e rende migliore tutte le cose che facciamo. E oltretutto ci porta anche dei vantaggi proprio semplici, nel senso che tutte le cose scorrono meglio. Accadono coincidenze e sincronicità che rendono il nostro lavoro più facile. La nostra giornata diventa più ricca, più vivace, più gioiosa, perché sentiamo che non siamo soli, sentiamo che stiamo lavorando insieme a. Si è ricreata l'unità anziché la separazione. Dice Rumi: ti ho visto e sono diventato vuoto. Questo vuoto è più bello dell'esistenza. Esso cancella l'esistenza e quando arriva, l'esistenza prospera ancora e crea più esistenza. La preghiera è preghiera quando ci si arrende al vuoto. Pregare il sole è pregare i tuoi propri occhi. Prega l'oceano, quello che definiamo una piccola barca, così il viaggio per mare procederà e chissà dove. Essere sostenuti dall'oceano è la migliore fortuna che potremmo avere. È totale risveglio. Ecco, l'oceano è l'oceano dell'amore divino. Essere sostenuti dall'oceano della grazia divina è totale risveglio. La cosa più sottile, più impalpabile, più invisibile che c'è è il potere più grande, perché è Dio stesso. E noi dobbiamo imparare ad appoggiarci a questo oceano, essere sostenuti da questo oceano. La resa al vuoto è possibile nel momento in cui ci dimentichiamo tutto quello che ci hanno insegnato, tutti i condizionamenti, tutto. Ve l'ho già detto tante volte, dobbiamo diventare ignoranti di ciò che ci è stato insegnato e tornare ad essere di nuovo selvaggi. Dimentica la salvezza, vivi dove vive la paura, distruggi la reputazione, sii famoso. Troppo a lungo abbiamo provato solo prudenti programmi. D'ora in poi saremo matti. Uscire da tutti i condizionamenti. E quindi scoprire la nostra esistenza nel vuoto. E Rumi scrive: l'universo e la luce delle stelle mi attraversano. Io sono la luna crescente posta sopra il cancello alla festa. Guardate quanto è bella questa immagine. L'universo e la luce delle stelle mi attraversano. Io sono la luna crescente posta sopra il cancello alla festa. Io sono quello spazio vuoto. Ma in quello spazio vuoto c'è il senso dell'unità con tutta la creazione. Rumi sente che se stesso è la luna posta sopra il cancello alla festa. E nello stesso tempo è lo spazio vuoto tra lui e la luna. Immaginate questa notte nei deserti delle terre dove viveva Rumi, no? Che lui attraversava così a dorso di cammello. Immaginate i cieli che poteva vedere. E lui sentiva di partecipare al vuoto che c'era tra lui e le stelle, e la luna. Era tutta quella realtà. Dice: io sono un pesce, tu sei la luna, non puoi toccarmi, ma la tua luce riempie l'oceano dove vivo. Sappi che il mondo dell'unità è al di là dei sensi e se desideri superare la distinzione tra tu e io, devi procedere in quella direzione, devi spiccare quel volo. Ecco, occorre superare l'identificazione con il mondo dei sensi, con il mondo fisico. Il mondo fisico è una realtà, ma non è la sola realtà. È solo una piccolissima, piccolissima parte di tutto ciò che è. Perché tutto ciò che è molto più vasto di ciò che vediamo. E dobbiamo imparare a percepire ciò che non vediamo e a riconoscerne il grande
potere, la grande forza creatrice, perché con essa noi possiamo espanderci. E poi Rumi, infine, chiede a Dio la felicità. Dai a noi la felicità che ci connette con l'amico, un assaggio dal vivo. Tu che rendi forte il cipresso e un gelsomino, gelsomino, dà a noi l'ascolto interiore, che è la via in se stessa e la più antica sete che c'è. Non misurarla con una tazza. Io sono un pesce, tu sei la luna, non puoi toccarmi, ma la tua luce riempie l'oceano dove vivo. Ecco, dai a noi l'ascolto interiore che è la via in se stessa e la più antica sete che c'è. In fondo noi abbiamo sete di ascoltare la parola di Dio nel nostro cuore e dobbiamo sintonizzarci con il vuoto presente dentro di noi. In questi giorni ho avuto occasione di ascoltare una bellissima meditazione che diceva, parlava in questo modo, diceva: prova a percepire lo spazio vuoto dentro di te, entra in contatto con il vuoto che è davanti, dentro e dietro di te, entra in quel vuoto. Ecco, io l'ho fatta e devo dire che mi ha fatto molto bene, mi ha fatto molto bene. Ho sentito proprio piano piano che la mia coscienza si espandeva, entrava in contatto con questo vuoto che è l'esistenza stessa, è lo spirito divino. C'è l'assoluto, il creatore, lo spirito santo, lo spirito divino che pervade tutta la creazione e il maestro che è la luce di Dio nel nostro cuore, è colui che crea il collegamento con la luce. Noi dobbiamo invocare il maestro per entrare nel vuoto, per poter varcare la soglia che ci apre alla luce divina. Ok? Il maestro è colui che crea il collegamento, per cui invochiamo il maestro nel cuore e avremo l'esperienza di varcare la soglia che ci porta sulla luce divina, nella luce divina. Ecco, è un viaggio individuale, basato sull'esperienza individuale e nessuno può fare al posto di un altro, ognuno può solo intraprenderlo da solo, però abbiamo l'aiuto del maestro e quando noi lo invochiamo il maestro risponde e quindi questa è una grande cosa, insomma. Ecco, ricordiamoci che viviamo in questo mare incommensurabile dell'essere, dell'etere plasmabile, chiamato potere Ek, chiamato il potere dello Spirito Santo. E questa sostanza è una sostanza viva e attiva ed è molto sensibile e prende la forma dei nostri pensieri. Quindi dobbiamo fare grande attenzione ai pensieri che formuliamo, perché questi pensieri creano la nostra realtà. E se vogliamo che la nostra realtà migliori, occorre che questi pensieri siano imbevuti dell'energia spirituale più alta, del vero, del bene, del buono, del bello. Ecco, ci aiuta molto entrare in contatto con la corrente sonora, che è la voce di Dio, attraverso il canto dello Yu. Lo Yu è quello che nella Bibbia viene descritto come il verbo. In principio era il verbo era presso Dio. Ecco, e quindi tramite lo Yu noi possiamo tornare al centro della creazione, possiamo tornare in contatto con Dio.